Un libro all'anno, la classifica dei libri più belli. 1966. Emilio Salgari, Cartagine in fiamme. Lettura di un brano di uno dei libri più belli. Il dio antropofago. A morte la romana, che le sue viscere brucino sul petto di Moloch. Egli ci sarà riconoscente e ci darà nuova forza. A morte, Moloch, vuole vittime nemiche. Un immenso urlo, sfuggito da 30 o 40.000 petti, pare al muggito di una grande marea che scalza e rovescia le dighe, coprì per alcuni istanti quelle voci isolate. A morte, con i nostri figli. La notte era calata, ma pareva che sopra Cartagine, l'opulenta colonia fenicia che disputava ferocemente e coraggiosamente la potente Roma, il dominio del mondo antico spendessero migliaia di astri. Attraverso l'immensa via di Camon, che divideva la città in due parti distinte, fiancheggiata da meravigliosi viali ombreggiati di palme superbe, una turba immensa di gente scendeva verso il tempio dedicato al terribile Baal Moloch. Il dio rappresentante il fuoco malefico, la folgore che incendia le messi e l'ardore del sole che sterilisce le pianure. Per placarlo, gli antichi cartaginesi offrivano fra le sue braccia ardenti o nell'antro mostruoso del suo petto i loro figli prediletti a bruciare vivi. Erano migliaia e migliaia di mercanti, di navigatori, di guerrieri, di carpentieri, di vasai, di fabbricanti di statuette e di armi, di numidi, di mauritani, di negri mercenari, di marinai di Tiro e di Arab. Scendevano a masse compatte dalla necropoli, recando un numero infinito di aste di ferro, sulle quali ardevano globi di cotone impregnati di materie resinose, che mandavano lampi abbaglianti. I fedeli procedevano alla rinfusa, in mezzo a schiere di elefanti che reggevano sul dorso torri di legno colme di arcieri, branchi di cammelli e di asini, numerosi carri di battaglia sormontati da catapulte. Seguivano la processione tra un frastuono immenso. Negri giganteschi percuotevano furiosamente enormi otri e stimpellavano strumenti a 8 corde, detti sheminit, oppure a 10 o 15 corde, chiamate rispettivamente Kinor e Nebol. In mezzo a quelle migliaia e migliaia di persone in preda a un vero furore, s'aprivano faticosamente il passo i sacerdoti di Baal Samin, dio degli spazi celesti, di Baal Peor, dio dei monti sacri, di Baal Zebaud, dio della corruzione, d'Astarte, l'eterna divinità dell'amore, la grande voluttuosa che l'Asia, patria antica dei coloni cartaginesi, aveva adorata fino dai tempi più antichi e che regnava anche in virtù della sua grazia onnipossente sulla Grecia e su Roma, sotto il nome di Afrodite o di Venere, di Tanit, che rappresentava il sole, di Melkart, incarnazione della forza del genio fenicio, cui venivano attribuite le più grandi scoperte, come la creazione dell'alfabeto e l'arte della navigazione. Di questo dio si narrava che avesse compiuto fatiche superiori a quelle di Ercole. Tutti indossavano i costumi delle grandi cerimonie, i sacerdoti di Camon indossavano ricche vestaglie di lana fulva, con larghe e ampie pieghe alla sira, e portavano le immense mitre d'argento sul capo. Quelli di Eskmon avevano grandi mantelli di lino, con larghi collari bianchi. Quelli di Melkart, tuniche di un viola carico, risaltavano vivamente alla luce di innumerevoli lumi. I sacerdoti di Abadiris invece vestivano lunghe zimarre molto strette, color del mare, cosparse di piccole stelle che simboleggiavano l'ottavo Cabiro, l'ultimo pianeta secondo i cartaginesi. L'ottavo Cabiro, chiamato Esmam, era la nostra stella polare. Quei si dedicavano un culto appassionato, istintivo, fanaticamente superstizioso, ma comprensibile in una nazione di marinai, perché la misteriosa stella del nord era la sola che guidasse in quelle lontane epoche i loro gloriosi navigli sul Mediterraneo, sull'Atlantico e forse anche molto più in là, verso l'Atlantide misteriosa.
Dietro a quella turba di sacerdoti venivano portati su palanchini dorati gli idoli delle divinità inferiori, sotto padiglioni di porpora, di quella porpora famosa che solo i fenici e i loro coloni sapevano fabbricare e tingere, e che ormai arricchì per secoli, e mai nessuno riuscì a scoprirne il segreto, gli abiti e i manti dei ricchi. La porpora diventò poi sinonimo di potere imperiale. Ecco Baal, il bel caldeo, diventato per i greci Zeus. Ecco Melkir, figlio degli dei dominatori dei leoni della Mesopotamia, che fu il prototipo di Ercole. C'erano Adone, il bel giovanetto, dio della primavera, e Thomoth, il dio prediletto che Ishtar andò a cercare fino nelle profonde e fumose voragini dell'inferno, e Patakes, raffigurato da un gigantesco fanciullo. Finalmente su di un immenso carro che invece di ruote aveva cilindri di legno e di cedro, avanzò il simulacro del terribile e insaziabile dio Baal Moloch, il divoratore delle vergini e dei fanciulli, trascinato da parecchie dozzine di robusti numidi, tutto di bronzo, con le braccia protese e una profonda cavità nel mezzo del petto. «A morte la romana!» vociferava la folla che circondava quegli idoli mostruosi. «A morte con i nostri figli!» I mercenari della Repubblica Cartaginese percuotevano furiosamente con le aste delle loro lance le masse, perché facessero posto ai sacerdoti, ai baldacchini, agli dei, agli elefanti, ai cammelli, ma pareva che nessuno provasse dolore sotto i colpi. Quel ruggito tremendo che pareva il frastuono del mare durante una notte di tempesta si ripeteva sempre uguale, feroce, terribile. A morte la romana, a morte con i nostri figli. Viva Cartagine! La vittoria a noi, Baal Moloch, divora i nostri figli ma salva la patria. Ricordati di Regolo, salvaci Moloch, salvaci Dio del fuoco e delle folgori. L'immensa processione si avanzava sempre tra un fragore orrendo di urla, di enormi tamburi, di cimbali assordanti e di strumenti ad arco alla luce livida e spettrale delle aste di ferro, reggenti palle spalmate di resine. In quando risuonavano i barriti degli elefanti, le urla stridere dei cammelli, i ragli degli asini. Dietro al mostruoso dio di bronzo che gli erculi numidi stentavano a trascinare, venivano 20 fanciulli vestiti di porpora con ghirlande di fiori in testa, pallidi e lacrimosi. Non ignoravano la sorte orrenda cui li avevano condannati i loro genitori per impetrare la salvezza della patria pericolante e il trionfo delle orde mercenarie che lottavano invano nella Spagna e nella Sardegna contro le possenti e incessanti strette dell'ormai invincibile Repubblica Romana. In mezzo a loro si ergeva la figura gentile di una fanciulla dalla pelle bianchissima, dai lunghi capelli neri, dalle forme opulente delle forti donne etrusche e dagli occhi vellutati. Indossava una semplice veste, una specie di camicia aperta sul collo, così da mostrare le spalle. Per l'unico ornamento portava al polso sinistro un braccialetto in bronzo, a forma di spirale che rappresentava un serpentello. Era pallidissima e un forte fremito la scuoteva tutta, tuttavia avanzava senza bisogno che la spingessero e la sorreggessero, con gli occhi fissi nel vuoto, dilatati da un intenso terrore e da un'angoscia inesprimibile. La processione, giunta in un'immensa piazza, circondata da massicce case di forma quadrata, le cui vaste terrazze erano gremite di gente, sostò. I mercenari respinsero contro le abitazioni la folla, percuotendo brutalmente uomini e donne senza distinzione, e ottenuto uno spazio sufficientemente ampio, fecero avanzare il mostruoso dio Moloch. Subito si fecero avanti 20 schiavi, che gettarono intorno all'idolo numerosi fastelli di legno di lauro, di cedro e di aloe, per rendere incandescente l'enorme massa di bronzo. Era infatti col fuoco che dovevano perire dentro quella spaventevole apertura mutata in una specie di forno crematorio, la giovane romana e i fanciulli cartaginesi scelti fra le più cospicue famiglie della città. Perché il mostruoso dio gradisse l'olocausto atroce. Non c'era da stupirsi se i cartaginesi, che avevano ereditato la ferocia e le superstizioni dei fenici, sacrificarono il momento in cui la patria era in pericolo i loro figli al temuto dio del fuoco. Le braccia arroventate di Baal Moloch erano aperte tutto l'anno per ricevere le prede umane che gli si offrivano. Erano per lo più fanciulli che i loro parenti stretti gli presentavano,
senza alcun rimpianto, senza un solo fremito d'orrore. Erano le donne dei marinai che fornivano il maggior numero di vittime all'idolo mostruoso, perché speravano con gli olocausti umani di scongiurare l'implacabile avidità delle onde e salvare in tal modo la vita ai loro naviganti smarriti in regioni lontane. Quei coraggiosi si spingevano infatti nei mari incrementi del settentrione a fare i ghiacci e le nebbie, per procurarsi lo stagno che non trovavano nelle loro terre e che era loro necessario per fondere il bronzo. A Tiro, l'opulenta colonia fenicia dell'Asia Minore, come a Cartagine, esse facevano a Moloch voto di sacrificargli carne tenere, membra infantili, e tali promesse le madri mantenevano scrupolosamente anche dopo il ritorno dei mariti, scampati alle tempeste del Mediterraneo e dell'Atlantico misterioso. La sinistra minaccia del naufragio incombeva sempre e il castigo poteva piombare più tardi su di loro. Nell'immensa piazza si era fatto silenzio. Pareva che un improvviso spavento avesse invaso la moltitudine, poco prima spietata contro la figlia della forte Roma. Il grande sacerdote di Moloch, un vecchio di statura imponente, che portava sul capo una specie di mitria assiria di metallo dorato e sul petto, sopra la lunga veste violetta, una gran piastra d'oro di forma rettangolare, tempestata di pietre preziose, rubini e smeraldi, si era accostato al dio. Uno schiavo lo seguiva, reggendo sulla testa un superbo vaso di bronzo in cui bruciava l'incenso. Contemplò un momento l'idolo, facendo larghi gesti e pronunciando parole misteriose. Poi gettò dentro l'apertura che si allargava fra le due braccia, tese innanzi come per ghermire le prede che gli venivano offerte, un po' di farina e due focacce. Quindi accese una fiaccola alla fiamma che l'incenso sprigionava e diede fuoco a fastelli di aloe, di cedro e di lauro. Ciò fatto, mentre le vampe si allargavano, avvolgendo rapidamente dentro una cortina di fuoco, Baal Moloch, e nascondendola agli sguardi della folla silenziosa, alzò le braccia al cielo, gridando con voce stentorea: «O fuoco, Signore Supremo, che ti levi nel nostro paese, e o figlio dell'oceano, che ti levi sulle onde, o fuoco, che con la tua vivida fiamma fai la luce nella dimora delle tenebre e determini il fato per tutto ciò che comporta un nome. Colui che unisce in una miscela il rame e lo stagno per darci le armi sei tu, colui che purifica l'oro e l'argento sei tu». Colui che rimescola di spavento il petto del malvagio nella notte sei tu, l'uomo figlio di Tanit, compia opere splendide per amor di patria e risplenda come il cielo, che egli sia puro come la terra, che egli scintilli come la metà del cielo sotto la luce di Baal Moloch». Terminata quella strana invocazione, il supremo sacerdote del dio di bronzo fece un cenno agli schiavi, che rimescolavano con lunghe aste di bronzo i fastelli. Subito i tronchi furono allontanati. Si sollevò un nembo di scintille, ma la brezza che soffiava dal mare le travolse, levandole a prodigiose altezze. Il simulacro del dio apparve rovente, l'enorme apertura del suo petto fumava, un urlo di terrore si alzò fra la folla, ma subito si spense. Il sacerdote guardò gli elefanti schierati al lato dell'idolo, i quali davano segni di inquietudine, spaventati dai tizzoni che ardevano al suolo, fumando e sibilando. Guardò a lungo la folla trattenuta a stento da poche dozzine di mercenari numidi, poi si avvicinò ai fanciulli che si stringevano gli uni addosso agli altri, mandando lamenti strazianti. Strappò ognuno di essi un ciuffo di capelli che gettò fra le braccia aromentate di Moloch. Un nulla immenso s'alzò sulla piazza. La romana prima, la prova, rispose finalmente il gran sacerdote del terribile Dio. A quelle parole, pronunciate con voce tonante, parve che un tremito scuotesse la moltitudine addossata e pigiata contro le case. Migliaia e migliaia di occhi si erano fissati sul sacerdote. «Fate coraggio a questi fanciulli», disse, «non vedete come tremano? Mostrate loro come ci si può sacrificare per la patria e come il dolore non esista».
I sacerdoti che gli stavano intorno levarono dalle loro cinture di porpora i pugnali di bronzo e con stoicismo ributtante si misero a tagliuzzarsi furiosamente il volto e le braccia, mentre altri si conficcavano nelle gote e nel petto lunghi chiodi, senza che un grido uscisse dalle loro bocche. Il sangue scorreva, macchiava le vesti, le carni straziate sussultavano sotto lo spasimo che la loro ferrea volontà non riusciva completamente a dominare, eppure i sacerdoti rimanevano muti come se non provassero alcun dolore. La prova, ripeté il sacerdote Molo, guardando l'idolo infuocato. Con un rapido gesto afferrò uno dei 20 fanciulli, lo sollevò e lo gettò entro la fornace ardente che si apriva nel petto dell'idolo. Si udì un urlo terribile che fece sussultare la moltitudine. Poi un vapore biancastro fuggì fra le braccia infuocate dal divoratore di vittime umane. La cremazione del disgraziato fanciullo era stata fulminea. Le sue rosee e tenere carni erano scomparse, incinerite nel ventre spaventoso del dio. Un urlo immenso uscito da 40.000 petti scoppiò allora. «La romana! La romana!» Non era un urlo, era un orrendo ululato che suonava rivolta contro la fredda ferocia del grande sacerdote e contro l'insaziabile ingordigia del mostro di bronzo. Il gran sacerdote si avvicinò alla fanciulla che sembrava pietrificata dal terrore, le strappò una ciocca di capelli che gettò fra le braccia. I Balmoloch. Poi, afferratola per i polsi, la trasse verso il fuoco. La bocca dell'idolo era abbastanza larga per riceverla. «Grazie!» gridò dibattendosi disperatamente. «Moloch vuole ora la carne dei nostri nemici, maledetta!» disse il sacerdote con un sorriso da tigre. «Apri la via ai nostri figli!» Ma ad un tratto la folla che si pigiava dietro la statua dell'idolo si agitò. Poi una voce che parve lo squillo di una tromba echeggiò rompendo il silenzio dell'immensa piazza. «Fulvia, sotto amici!» Un uomo si era lanciato fra i sacerdoti con l'impeto di una belva infuriata, rovesciando con forza surumana quanti gli separavano davanti. Era un guerriero d'alta statura, bruno come un'umida o come un vero fenicio, con la barba e gli occhi nerissimi. Aveva in capo un elmetto di bronzo e il corpo era difeso da una mezza corazza a scaglie dello stesso metallo. In pugno teneva una spada corta e larga, a doppio taglio. Al suo grido una quarantina d'uomini, armati come lui, con la pelle quasi nera, tutti robustissimi e muscolosi, erano usciti dalla folla, mandando grida feroci. «Lascia questa fanciulla!» urlò il guerriero con voce terribile, respingendo impetuosamente il sacerdote di Moloch con la mano sinistra, mentre con la destra alzava l'arma. «È mia! Come tu osi?» chiese il sacerdote indignato. «Si strapparla a quel mostro di bronzo, il quale non ha altro pregio che di essere stato fabbricato con i metalli che noi siamo andati a cercare nei mari nebbiosi e senza stelle del settentrione», rispose il guerriero. «Chi sei tu che osi parlare così?» «Un cartaginese che sul lago Trasimeno assalò Annibale, che nella Spagna più volte decise in nostro favore le sorti delle battaglie. Un cartaginese che conquistò mezza Gallia e che la patria in compenso mandò in esilio a Tiro», disse il guerriero con voce sdegnosa. «Il tuo nome?» «Domanda.» «Lo saprai un altro giorno, non questa sera. Lascia la romana o non rispondo del peso della mia spada.» «È una nemica, il popolo lo sa. Ebbene, io grido alto al popolo nell'ascolto che questa fanciulla, quando sul lago Trasimeno caddi ferito a morte da una picca romana, mi accorse in casa sua e mi curò come se fosse mia sorella.» «Tu la strapperai a Balmoloch», gridò il sacerdote furibondo, «è condannata. Io la salverò», rispose il guerriero, «e al dio del fuoco che la contendi. Mi fulmini se lo può.» La folla muta, spaventata, non osava mandare un grido. La fiera figura di quel guerriero che sfidava sdegnosamente il possente dio e il suo sacerdote, dinanzi al quale perfino i membri del Gran Consiglio tremavano, prodotto un'impressione impossibile da descriversi. Agli astanti pareva impossibile che l'audace fosse tuttora in vita. «Fate avanzare gli elefanti!» gridò il sacerdote che scoppiava per la rabbia. «Uccidete questo miserabile che insulta la nostra religione!»
Il guerriero, con una spinta terribile, rovesciò il sacerdote, facendolo cadere addosso a uno degli dei che circondavano Moloch. Poi, volgendosi verso i suoi uomini, che assistevano impassibili a quella scena, disse loro: «Rammentatevi come i romani respingevano a canne i nostri elefanti». I 40 numidi si erano slanciati con mossa fulminea verso i fastelli che stavano consumandosi e, vedendo gli elefanti avanzare minacciosamente con le proboscide alzate, avevano cominciato a scagliare contro i colossi con rapidità prodigiosa un uragano di tizzoni ardenti. Dinanzi a quella pioggia i pachidermi indietreggiavano barrendo spaventosamente, poi, presi da un panico improvviso, si gettarono fra i mercenari e la folla, provocando un fuggi-fuggi generale. I camelli e gli asini, a loro volta spaventati, si erano pure dati alla fuga, rovesciando al suolo la gente. Tutti scappavano urlando, rifugiandosi dentro le case e nelle vie laterali, mentre gli elefanti, tempestati dai tizzoni di fuoco, atterrati gli idoli che circondavano il dio Moloch, caricavano l'impazzata, sorda ai comandi dei loro guardiani, vibrando a destra e a sinistra, fulminando i colpi di proboscide che abbattevano intere schiere di fuggiaschi. Il guerriero, senza occuparsi di quanto accadeva, si era lanciato verso la giovane romana, dicendole rapidamente: «Fuggi con noi, Fulvia! Hiram, taci, non pronunciare il mio nome. Sono morto per i miei concittadini», rispose il guerriero con amarezza. Quindi, rivolgendosi ai fanciulli, disse loro con una certa dolcezza: «Tornate alle vostre case, fuggite finché siete in tempo. Moloch per oggi vi ha risparmiati». Afferrò la giovane romana per una mano e la trasse con sé. Vi è piaciuto il brano letto? E adesso un brano musicale.